Ciao amici e benvenuti nel mio canale YouTube. Adesso vado a preparare un liquorino alla liquirizia. Naturalmente siamo passati da Tiziana e Tommaso al loro banco di spezie e abbiamo preso questa liquirizia in polvere. Loro ci danno anche consigli, ci danno le ricette, oltre al materiale comprato. Ok, questa è l'acqua che come inizia a bollire, prima che bolle tanto, bisogna spegnerla. E nel frattempo mi preparo tutti gli ingredienti, questa è la liquirizia in polvere. Sì, Tommaso ci ha consigliato questa in polvere che è molto più pratica da usare per fare questo liquore. Ok, adesso la metto in un recipiente, ma forse se lo mettete un pochino più grande, io ho preso questo, poi mi sono resa conto che era un po' piccolino. Ci mettiamo lo zucchero, poi vi metto le dosi in descrizione e mescolo i due ingredienti. Ok. Poi ci verso l'acqua piano piano, che nel frattempo è ancora calda, però non è più bollente come prima. Ecco qua. Oh, dicevo di Tiziana e Tommaso, che loro sono presenti in tutte le feste, ma girano tutta l'Italia, quindi si trovano dappertutto nelle feste più importanti. Io adesso sono andata a trovarli alla sagra del fungo porcino di Lariano, però avevo già comprato da loro la genziana con la loro ricetta. Abbiamo fatto un amaro con Vittorio veramente speciale, molto buono. Questa è la liquirizia, è la prima volta che lo faccio, adesso vediamo come viene. Allora, ho messo l'acqua, ne ho lasciata un pochino che l'aggiungerò poi dopo. Adesso bisogna mescolare per far sciogliere i grumi che potrebbero formarsi. È normale, non preoccupatevi. Aggiungo un altro pochino d'acqua e poi vado con la frusta. Mi sono ricordata che mi hanno detto di usare la frusta, sempre Tommaso, sì. Per far sciogliere bene. Beh, adesso la passo a Vittorio, ci diamo il cambio. Eh sì, perché ci vuole un po' di tempo, bisogna mescolare bene. Ok. Qua. Sono cambiate le mani. È subentrato Vittorio. Un aiuto ci vuole, eh? Ok, sbattiamo bene. Adesso, come vedete, ha preso un bel colore, come la cioccolata, però poi dopo con l'alcol diventa nera. Ok. Ci siamo quasi, eh? Vabbè, se rimane qualche piccolo pezzettino non ha importanza. Qui ho accelerato un pochino i tempi, eh? Ho velocizzato il video. Mentre Vittorio finisce di sbattere, di sciogliere, io mi preparo dentro un altro recipiente. Adesso ho preso una grande insalatiera, però insomma vedete i recipienti che avete, non ha importanza, l'importante è che non usate la plastica. Ci metto il mezzo litro di alcol e poi il resto dell'acqua che è rimasta la metterò dopo. Vediamo se è pronto, io direi di sì.
Ok. E adesso versiamo dentro l'alcol la liquirizia sciolta. Io lo faccio con un mestolo, così la metto piano piano. Ma forse si può versare anche magari lentamente, però faccio così. Così se c'è qualche pezzettino nel fondo rimane. Ok. C'è un profumino già incredibile. Poi l'assaggiamo subito, eh? Perché questa, a differenza della genziana che deve riposare qualche mese, e quando riposa diventa. Intanto nel frattempo aggiungo l'acqua che è rimasta. Deve riposare, dicevo, la genziana qualche mese. Questa invece è buona già subito, eh. Ok, ho preparato le bottiglie pulite, pulitissime. È preferibile usare quelle piccoline, quindi se ce l'avete, altrimenti usate quelle dell'alcol. Ecco qua, queste piccoline sono comode anche perché poi il liquore, questo è come il limoncello, può andare nel congelatore che rimane sempre in cre tipo crema, diventa tipo una crema. Quindi se la bottiglia è grande poi state scomodi. Ok, finisco di riempire. Ed ecco qua, ho riempito le bottiglie e sono presso a poco 2 litri di liquore, forse anche un tantino di più. Eccolo qua, vedete com'è bello già, eh? Adesso lo facciamo assaggiare a Vittorio. Allora, assaggiamo questo liquore alla liquirizia, vediamo com'è, Vittorio. Buono? Mamma mia, che roba! Speciale! Ottimo. No, ottimo! Speciale! Speciale! Va Come se ne bene. assaggiano pochi di questi liquori. Ok. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Fatelo anche voi questo liquorino, come avete visto, non è difficile. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.